fai? Oh, sicuro che quello ti faccia sbranare da un lupo. Ecco, cammina. E pensare che queste persone sono sull'orlo di una guerra. Sono spaventate. Bevono per dimenticare le paure. E tu cosa vuoi dimenticare? Il porto è vuoto. E anche metà delle bancarelle. La città può sembrare tranquilla, ma è sul filo del rasoio. Se noi la incoraggiassimo, avremmo un diversivo per raggiungere il cristallo madre. Sapevo che l'avresti detto. Dobbiamo chiamare Gav. Ci serve qualcuno che alimenti questo diversivo. Potremmo elaborare un piano mentre lo aspettiamo. Allora mando uno Stolas. Cosa c'è, bello? Cosa succede? Non lo so. Thorgal! Seguimi. Città è in fiamme. Guts starà bene, vedrai. Si rifugierà in piazza. Quella col campanile, nel cuore della città. Guardie, custodi e sentinelle sono da uccidere a vista. Ma risparmiate i civili. Sua Altezza è stato molto chiaro. Quelli erano dragoni imperiali. Che diavolo sta succedendo? Andiamo a vedere. D'accordo. Prima dobbiamo trovare Getz. Spero tanto che stia bene. Ehi voi, identificatevi! Siamo proprio. Vai! Fuori! È finito!
Pensa, felice di cadere nelle fogne. Morti! Torga, uccidi! Ora basta! Distretto ripulito. Niente forze dell'imperatore. Procediamo per le sale del concilio. Sì, capitano. E gli abitanti del distretto del mercato? Evacuazione completata, capitano. Bene. Non dobbiamo far altro che deporre l'usurpatore. Eccolo lì. Il campanile. Bene. Andiamo.
Sono ferito, Torga. Aiutami, bello. Aiutami, bello. Sono ferito, Torga. Cerchiamo una strada diversa. Principe, nessuno può passare! Aiuto!
Nemici sui bastioni! Uccideteli! Muori! Addio! Fai sembrare facile. Tu lo riesci a vedere?
lontano! Sono qui, Clive! Oh, state bene? Guts, eccoti. Non pensavo ci fosse un drago. D'accordo. Andiamocene via. Che succede? Cosa diavolo ci fa lassù? Mahmud. Non fatelo! Dobbiamo andare! Ora, vostra grazia, vi prego! Non è questo che voleva! Che è successo? Scusami, Jote, ma io lo devo fermare! Vostra grazia! Quindi, che facciamo ora? Distruggiamo il cuore. Ma
potrebbe tornare! Una volta spenti gli incendi, gli imperiali e i Dalmec avanzeranno. È la nostra unica occasione. E Bahamut è andato via. Ti dovresti allontanare il più possibile, Guts. Cosa? E lasciare voi in mezzo ai guai? Non posso farlo. Se restate, resto anch'io. Ho fatto i bagagli prima di scappare, quindi se vi serve qualcosa, chiedete. Ma non ve la posso regalare. Nanno non mi perdonerebbe. Grazie, Guts. Serve qualcosa? Lascia che ti mostri la merce. Grazie. Ti serve altro? Benvenuto al Gran Martello. C'è altro che posso creare per... Sì, forte, bello. Siamo quasi a coda di drago, Clive. Libereremo Ciclonia dalla maledizione del cristallo. Ah, direi che è arrivata l'ora. Ma ricorda, Bahamut è ancora là fuori. E ho l'impressione che lo rivedremo prima che arrivi l'alba. Niente più strade. Servirebbe un altro percorso. Lo senti anche tu? Etere. Non ci voleva. Un altro flusso. Mi sta già trasformando. Allora non dobbiamo trattenerci.
un modo di salire. Seguire.
Queste sono le sale del consiglio. Ma perché sono ancora in piedi? Non ne ho idea. Andrà tutto bene, Clive. È un osso duro. Ci siamo quasi. Qualcuno non voglia farci avvicinare. Beh, sai che me ne importa. Sono d'accordo. Morto!
Uccidi! Finita! Queste bestie diventano più forti. Ci penseremo più tardi. Ora c'è solo una cosa su cui dobbiamo concentrarci. Il cuore. Potremmo salire da quell'edificio. Possiamo provare. Ferma. C'è qualcuno lassù. C'è qualcuno qui! Madre. Sei tu? Cos'è successo? Ha provato a portarmelo via! Figlio mio! Mio caro! Mio adorato! Quindi è lui il figlio che vi ha dato l'imperatore? Perché, madre? Perché ci avete tradito tutti? Non hai alcun diritto! Rispondete! Ti abbiamo accolta, selvaggia! Mostra un po' di rispetto verso chi ti ha cresciuta! L'onorabile Elwin, sempre a pensare alla sua preziosa patria. Ma quanto vale una patria in un mondo assediato dalla piaga? Mio padre non pensava solo alla terra, proteggeva anche la sua gente! Un sovrano non deve proteggere il popolo! Bensì l'origine della sua sovranità, il sangue nobile che scorre nella sua famiglia. Finché il lignaggio rimane intatto, che importa se cade una nazione, se ne può fondare un'altra? Io, al contrario di lui, ho preservato la mia discendenza. Mio figlio ha un sangue così nobile che il mondo intero si inchinerà. Per questo ho affidato Rosaria a Sunbreak, per unire la mia stirpe a quella dei Lesage e dare un salvatore a queste terre barbare, benedetto da Bahamut e dalla Fenice. Avete venduto il vostro paese per un figlio. Perché l'avete fatto? Voi avevate Joshua. Non avevo niente. Eri proprio figlio di tuo padre, così forte, audace, temerario, eppure non hai risvegliato il tuo potere. Se solo Joshua avesse avuto un briciolo della tua forza. I nobili ridevano. Il primogenito di Elwin non era che il figlio di una concubina, e il mio aveva i giorni contati. Quale affronto! Che vergogna subire le calunnie di quegli esseri inferiori! Non potrai mai capire quello che ho sofferto! Dovevi essere tu! Per quale motivo la Fenice non ha scelto te? Joshua ha passato la vita a farsi carico di tutto il peso che voi, la Fenice e il ducato intero, gli avete imposto! Ecco perché ero il suo scudo! Per alleviare quel peso! E voi, cosa avete fatto? Avete tradito il vostro stesso sangue e lasciato vostro figlio al suo destino! Joshua,
Bambino mio! Non volevo fargli del male. Gli ordini erano chiari. Doveva salvarsi. Perché tu sei vivo? Perché l'unico dei due che abbia mai amato è morto? Cosa? Non vi siete affacciata alla finestra? Joshua è qui! La Fenice è ancora viva! Sta combattendo contro Bahamut! Joshua! Svegliati! Io sono uno scudo di Rosaria. E porterò a termine il mio dovere. Che stai...
Lascia stare mio fratello! Ne subirai le conseguenze. Thank you.
all'altezza! Fermatevi! Vi prego, pensate alla vostra gente! Quantità di etere mai viste prima! Joshua!
Lo dici tu. Bevendo l'etere. Dobbiamo fermarlo. Thank you.
cavarcela, Clyde! Possiamo e lo faremo insieme. Affrontiamo un simile potere! Credendo nel nostro, Joshua! Thank you.
Joshua! Clive! Fratello, mi dispiace. Mi dispiace tanto. Sei vivo. Siamo vivi. È questo che conta. Non immaginavo che sarebbe arrivato questo giorno. Finalmente riuniti. Jill! Finita. Il demone che ha dilaniato la nostra casata non c'è più. Padre. Il cristallo sta crollando. Sì. Dobbiamo andare. No, aspetta. Ho un debito con lui. D'accordo. Mi domando perché non avete sentito. Ci farò avere troppe risposte. Sì, sono davvero Non c'è modo di mandarli via. Temo di no, vostra radiosità. I dragoni rispondono a Sua Altezza Imperiale. Il Consiglio non ha il potere di opporsi. Che pazzia è questa, Dion? Cercate di fare il possibile per spegnere gli incendi intorno al palazzo. La città aspetti. Che fai ancora qui? Va! Sì, signore. No, non è possibile così. Per la luce! Dion! Ti ha forse dato di volta il cervello? Richiama immediatamente i dragoni! Padre, non temete, ai cittadini non verrà torto un capello. Sono venuto qui per salvarvi. Salvarmi? Una fitta oscurità si annida nel cuore di Sunbreak. È scaturita da vostra moglie, la traditrice Annabella. Non un'altra parola, Dion. Padre,
Voi non ve ne avvedete. Questa oscurità si è impadronita di voi. Vi ha fatto dimenticare chi eravate prima. Un tempo in cui non governavate con crudeltà, ma con compassione. Perché avete voltato le spalle alla gente? Perché ora state cercando di ravvivare i fuochi della guerra? Anche voi siete testimoni di questo mutamento, Eminenze. E sapete tanto quanto me chi è il vero responsabile. Il burattino siede sul trono, ma recidendo nei fili, la padrona perderà il suo potere! Ma cosa? Dion, ti permette di minacciare il tuo imperatore? Guardie! Prendetelo! Per ogni cittadino che cadrà, un altro verrà alla luce. Per ogni casa che brucia, un'altra sarà edificata. Sono le vostre parole. Ma quando l'ultimo dei vostri cittadini sarà caduto e tutte le loro case saranno state ridotte in cenere, che cosa resterà del vostro impero, dei suoi sovrani, del vostro Dio? Con i cristalli madre che cadono uno dopo l'altro e la piaga che minaccia di divorare tutto ciò che ci è caro, è nell'imperatore che la gente ripone le speranze. Eppure egli non si adopera per il loro futuro, ma piuttosto per impadronirsi di quel che resta dei gemelli. Anche a costo di vedere annientato tutto quello che il suo popolo ha costruito con il sudore! Dion, perché non cerchi di capire? Un piccolo prezzo da pagare. O sbaglio? Hai avuto in dono un grande potere, Dion. Mi farà conquistare il mondo. Ora va, rivendica Balistea per me, fratello. Povero padre, così affezionato ai suoi figli. Era chiaro che avrebbe dato la vita per me, restava da capire quando. Era tutto pianificato. Sei stato bravo a resistere così tanto, ma alla fine hai ceduto, come avevo previsto. E adesso Mythos è più vicino. Metti alla prova anche lui. Sono curiosa di vedere se cederà. Va, Bahamut. Parricida. Fratello. È una lunga storia. Non potete stare qui, madre. Venite. Su, forza. Non mi avrai mai!
Madre. Se è la consapevolezza a intrecciare la vostra volontà, la consapevolezza a far sì che i vostri desideri coincidano con quelli degli altri, allora noi vi separeremo di nuovo. Recideremo i legami che vi uniscono. E così l'umanità tornerà al proprio posto. Possa Primo Genesis segnare finalmente l'inizio dell'era della ragione. Rilassatevi, Vostra Maestà. Non volete giocare? È passato così tanto tempo. Sì, è ciò che volete. Uomini, siete tutti così arrendevoli. Creature così deboli. Graziate dal potere degli Aikon, eppure schiave di mutevoli emozioni che vi condannano al vostro destino. Così vi affannate a vincolare fragili volontà a esili coscienze. L'empia opera di un'empia civiltà. I figli del fuoco si sono infine riuniti e per un istante la loro fiamma ha bruciato intensamente. Presto, Mythos diverrà il nostro perfetto ricettacolo. Ed allora il mondo verrà ricostruito. Non prima che vengano recisi i legami di fiducia, di rispetto, d'amore. Solo quando l'ultimo barlume di consapevolezza sarà estinto, Mythos potrà tornare al nostro fianco. Primo Genesis cancellerà ogni cosa. L'umanità sarà liberata dalla sua impietà e Mythos dalla sua volontà. Però mentre egli ci si aggrappa, ha ancora il potere di forgiare dei nuovi legami. Dunque ti ordiniamo. Trova Mythos e recidi ogni legame. Mi chiedete di distruggere qualcosa di immateriale? Non è possibile. Non vi è nulla che la tua nera lama non possa spezzare, Odino. Ci uniremo a Mythos e daremo vita a un nuovo mondo. Purché il nostro ricettacolo non venga rivendicato dall'umanità. La mia volontà è la vostra. Sarà fatto, padrone.
padre.